la luce oggi con questo bellissimo filato muscat della Drops, cotone mercerizzato veramente molto bello ed un uncinetto numero 4,5. Andiamo a fare il nostro nuovo progettino. Allora, sia gli uncinetti della linea Drops Circus che questo bellissimo filato lo potete trovare lì, potete trovare nella merceria Italia Artisan con vendita di lotti di filati al dettaglio, quindi non la parte di Italia Artisan Yarns che vende filati ice a lotti, ma nella merceria Italia Artisan trovate sia i prodotti Drops sia alcuni dei prodotti ice yarns con vendita al dettaglio. Che cosa andiamo a fare insieme oggi? Vediamo un po'. Surprise! No, non è un'altra maglia surprise. Surprise perché l'avrete visto sicuramente dalla presentazione, ma ecco, in questo momento andiamo a costruire insieme quello che sto per fare. Quindi vado a togliere la mia bella fascetta, il mio bel filato e vado ad accingermi cercando il capo iniziale, eccolo qua. Voilà, vedete, è anche facile da trovare il capo iniziale. Vado ad iniziare una catenella indefinita, e vi ho già spiegato una volta perché indefinita, ma in questo caso è ancora più semplice perché non dobbiamo chiudere in cerchio in quanto è un cardigan. Andiamo a fare una catenella indefinita per iniziare il nostro lavoro. Perché indefinita? Perché così potete provare su di voi quale è, a seconda del filato che usate, a seconda della vostra mano, a seconda dell'uncinetto. Potreste anche non usare gli stessi miei filato, uncinetto e quant'altro, quindi vi viene più facile cambiare la taglia. L'avevo già usato questo metodo in precedenza e alcuni di voi l'avevano trovato un po' difficile perché poi chiudendolo a cerchio si faceva fatica. In realtà, essendo un cardigan, non va chiuso a cerchio, quindi la cosa è ancora più semplice. Quindi io adesso faccio il mio bel cappietto, infilo il mio bel uncinetto il mio bel filo sull'uncinetto e parto col crearmi le mie belle catenelle. Ecco qui, vado e ci vediamo quando ne ho un numero. Mi raccomando, fate la bella lunga la vostra catenella perché poi potete tranquillamente disfare l'eccesso, però siete sicure che insomma quello che andate a fare è della vostra misura precisa. Poi fatta la catenella vi faccio anche vi spiego anche come prendervi la misura. Eccoci qua per la spiegazione del multiplo. Allora, vi ho detto in precedenza, quindi 5 secondi fa, che potete partire con la catenella aperta, però volevo spiegarvi anche qual è il multiplo, perché chi non si trovasse bene con la catenella aperta può decidere di lavorare su multiplo. Allora, il multiplo è questo qua, 10 più 1, quindi per ogni taglia in più aggiungete 10, 10, 10, 10, al termine del risultato che avrete aggiungerete una catenella. Perché? Perché quella catenella è quella per l'angolo, quindi ma una sola, mi raccomando, una sola catenella. Quindi poi ci saranno le 5 catenelle libere, che sono queste qui al centro, che ci serviranno per rifinire i due bordi dei laterali davanti.
Io sono partita con 131 catenelle per una taglia M. In descrizione poi vi lascerò comunque varie taglie con i calcoli fatti bene per cambiare la taglia. Per esempio, per la mia taglia io mi ritroverò 1, 2, 3, 4 moduli V e 1, 2, 3 moduli da 3. Io per comodità calcolo sempre i moduli da 3 e non i moduli V. Se volete aumentare la taglia, ovviamente dietro dovrete aumentare almeno 2 moduli da 3, perché poi dovete avere la simmetria davanti, quindi aggiungendone un altro di qui e un altro di qui. Io le spalle sinceramente non le toccherei. Quindi che cosa succede? Dal mio 131 diventerebbe 131 più 40, 171 per esempio, e sarebbe già un aumento di taglia e così via. Io comunque poi in descrizione vi segnerò le taglie. Adesso qui dirvele tutte diventerebbe veramente un video lunghissimo. Tutto quello che non riesco a dirvi nel video ve lo lascio in descrizione, con anche altre modifiche, perché io e Francesca Pucci abbiamo fatto lo stesso progetto, ma lei ha una leggera variante sul retro della sua maglia. Quindi vi lascerò in descrizione anche le spiegazioni proprio per realizzarla o come l'ho fatta io o con la sua piccola modifica. Bene, io direi che ora possiamo passare al tutorial dove ovviamente vi spiegherò l'apertura con catenella aperta, ma voi sapete che potete iniziare anche in questo modo. Buon tutorial! Come vedete, sono partita con una catenella veramente lunghissima. Vedete? È veramente, veramente molto lunga. Perché voglio essere sicura della misura del mio sprone. Quindi, cosa facciamo? Facciamo 3 catenelle. Carichiamo il filo e contiamo 1, 2, 3 dall'uncinetto, sulla quarta facciamo una maglia alta. Perché faccio ciò? Perché voglio partire avendo una base di 2 maglie alte in ogni giro, in quanto poi se dobbiamo bordare c'è più facile attaccarci piuttosto che attaccarci direttamente al disegno della lavorazione. Quindi facciamo una catenella, carichiamo il filo, saltiamo 1, 2, 3 catenelle di base, sulla quarta andiamo a fare una maglia alta, 3 catenelle, e sulla stessa catenella di base andiamo a fare la seconda maglia alta. Quindi abbiamo creato il punto V. Aspettate che mi è scivolato. Ecco qua. Siamo andati a creare il nostro primo punto V. Ora, una catenella, carichiamo il filo, saltiamo sempre 1, 2, 3 catenelle di base e dalla successiva, quindi dalla quarta, andiamo a creare il modulo da 3. Quindi su questa facciamo una maglia alta, sulla successiva facciamo una maglia alta e ho qualche problema, ecco, sulla seguente facciamo una maglia alta in questo modo. Una catenella, di nuovo saltiamo 3, 1, 2, 3 catenelle di base, nella quarta facciamo un punto V. Quindi 1, maglia alta, 3 catenelle. Carichiamo, stessa maglia, andiamo a fare un'altra maglia alta in questo modo.
nuovamente una catenella, carichiamo, saltiamo 1, 2, 3 catenelle di base e andiamo a fare il nostro punto V, scusate, il nostro modulo da 3, quindi 1, prossima catenella, facciamo la seconda maglia, prossima catenella, facciamo la terza maglia. Ecco qui. Ora andiamo a posizionare il nostro primo angolo. Gli angoli li faremo sempre su punto V, quindi catenella, carichiamo, saltiamo sempre le 3 catenelle di base, entriamo nella quarta e facciamo una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, 3 catenelle, di nuovo una maglia alta, tutte sulla stessa catenella di base. Una catenella, vedete abbiamo fatto il nostro angolo, una catenella, contiamo 1, 2, 3, sulla quarta catenella di base ricominciamo a fare il nostro modulo da 3, quindi 1, sulla catenella a fianco facciamo la seconda maglia alta, sulla successiva la terza maglia alta, catenella, di nuovo andiamo a fare il punto V, quindi saltiamo 1, 2, 3, sulla quarta maglia alta, 3 catenelle, di nuovo maglia alta. Catenella di separazione, ricordatevi sempre la catenella di separazione, saltiamo di nuovo 1, 2, 3 catenelle di base, sulla quarta ci facciamo di nuovo il nostro punto, il nostro modulo da 3, ecco, 2 e sulla terza 3. Qui siamo sulla spalla, vedete? Quindi io sto tenendo come all'inizio, quindi sono partita da un punto V, ho fatto due moduli da 3, quindi adesso ho fatto due moduli da 3, andrò a fare un altro angolo per concludere la spalla, quindi facciamo la catenella, carichiamo, saltiamo sempre le 3 catenelle di base, entriamo nella quarta e facciamo maglia alta, 3 catenelle, di nuovo maglia alta, sempre nella stessa catenella di base, di nuovo 3 catenelle, di nuovo maglia alta, sempre nella stessa catenella di base. In questo modo. Scusate, ecco qua. Voilà. Catenella di separazione. Saltiamo di nuovo 1, 2, 3 catenelle di base, dalla quarta per 3 catenelle andiamo a fare 3 maglie alte, 2 e 3, di nuovo catenella di separazione, carichiamo il filo, saltiamo 1, 2, 3, sulla quarta andiamo a fare un punto V, una maglia alta, 3 catenelle, stesso punto, una maglia alta, catenella di separazione, di nuovo saltiamo 1, 2, 3, sulla quarta, quindi dalla quarta per 3 catenelle andiamo a fare una maglia alta su ciascuna di esse,
in questo modo, 2 e 3. Intanto contiamo, perché se sul laterale e sul davanti abbiamo preso come riferimento i moduli da 3, se ne abbiamo fatti 2 sul davanti, 2 sulla spalla, sulla schiena di moduli da 3 ce ne dovranno essere almeno 4. Quindi abbiamo fatto il secondo, andiamo a fare la catenella, sempre saltiamo le 3 catenelle di base, andiamo a fare il nostro punto V. Ormai non vi dico più il numero delle catenelle perché l'avrete capito, il punto V è una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, catenella di separazione, saltiamo 1, 2, 3, nella quarta andiamo a fare il nostro modulo da 3, quindi una, successiva 2, successiva 3. Vedete, siamo arrivati ad averne 3, 1, 2, 3. Quindi adesso andremo a fare un altro punto V, 1, 2, 3, 4. Quindi andremo a posizionare un altro punto V, 1 e 2 maglie alte, dopodiché catenella di separazione, contiamo di nuovo 1, 2, 3, sulla quarta andiamo a fare il modulo da 3, 1, 2 e 3. Una catenella, adesso se contiamo, vedete, sono 1, 2, 3 e 4. Possiamo posizionare l'angolo. Quindi, catenella di separazione che io ho già fatto, saltiamo 1, 2, 3. Nella quarta andiamo a fare maglia alta, 3 catenelle, stesso punto maglia alta, tre catenelle, stesso punto maglia alta, catenella di separazione, e quindi ora andiamo di nuovo a fare i nostri moduli. Quindi 1, 2, 3, sulla quarta andiamo a fare il modulo da 3, 1, qui l'ho fatto sì, 2, e 3. Catenella. Quindi proseguite così fino alla fine del vostro lavoro. Noi ovviamente ci rivedremo quando arriveremo alle due maglie finali. Mi raccomando, per calcolare bene le misure, se sulle spalle, quindi su una spalla, avete lasciato due moduli da 3, ovviamente anche qui dovrete averne 2. Se avete lasciato sul davanti 2 moduli da 3, anche sull'altro lato dovrete averne 2. Quindi vi lascio concludere il giro e ci rivediamo per finire questo giro e iniziare il prossimo. Eccoci qui, vedete, siamo arrivati alla fine. Alla fine, ovviamente, noi abbiamo concluso con il punto V, ma, come vi avevo detto, io non volevo concludere col punto V, ma con delle maglie alte, due maglie alte per l'esattezza, vedete?
qui ho concluso con due maglie alte, quindi cosa facciamo? Carichiamo, saltiamo sempre una, due, tre e nella quarta andiamo a fare la prima e poi in quella a fianco la seconda maglia alta. Ora cosa succede? Ci avanza tutta questa catenella. Questa catenella noi andremo a disfarla. Allora io per fare più in fretta la taglio, vedete, e poi vado a disfare la catenella in questo modo. Dovete, diciamo, beccare tra virgolette il senso giusto per disfarla, perché sennò non si tira ma si annoda. Vediamo se l'ho preso. Non l'ho preso ancora. Meglio, perché se non lo prendiamo vuol dire che l'abbiamo fatta proprio bene. Allora, ecco qua, tiriamo fuori da qui e niente, dobbiamo disfarcela pezzo per pezzo, perché l'ho fatta talmente bene che non si disfa. Va bene, comunque adesso andremo a disfarla tutta. Se vi è più comodo tagliate più vicino, così vedete, tagliamo più vicino in modo che sì, insomma, non dobbiamo diventare pazzi poi a disfare tutto 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 tutto. Ecco qua, come vedete siamo arrivati. Io tengo la codina per evitare che mi si disfi tutto e poi ovviamente la andrò a nascondere. Vedete, abbiamo in pratica la misura giusta senza aver avuto indicazioni su la catenella di partenza, vedete? E qui abbiamo il lavoro giusto in questo modo, partendo sempre con due maglie alte, finendo sempre con due maglie alte, e questo è il lavoro che noi adesso avremo. Sarà sempre un pelino più lungo il davanti, ma è normale, noi abbiamo il seno, quindi deve, è meglio se sovrappone un pochino per avere la misura giusta, così quando andiamo a bordare possiamo fare una bordura un po' meno ampia. Cosa facciamo? Partiamo subito con il giro seguente. Allora, come partiamo? Partiamo come dobbiamo partire, quindi facciamo 3 catenelle. Allora, 1, 2, 3 catenelle. Voltiamo il nostro lavoro e facciamo la seconda maglia alta in questo modo. Io ho detto che saremo sempre partiti con due maglie alte e andremo sempre a partire con due maglie alte. Ora, una catenella di separazione, ricordatevi, c'è sempre una catenella di separazione. Una catenella di separazione, nel punto V carichiamo e andiamo a fare 7 maglie alte. Quindi una, 2, 3, 4, 5, rifacciamo la quinta, 6, per essere sicuri contiamoli, 2, 4, 6 e 7 maglie alte. Una catenella di separazione, carichiamo e andiamo a fare una maglia alta sulla maglia centrale del modulo da 3, quindi saltiamo una, andiamo sulla seconda e vi facciamo una maglia alta. Una catenella, carichiamo, andiamo nel prossimo punto V facendo 7 maglie alte all'interno del punto V. Ripeto, chi ha già fatto Amélie riconoscerà questo punto, è leggermente variato negli spazi, ma è lo stesso medesimo punto. Ho deciso appunto di farvelo perché molti mi avevano chiesto di insomma farlo con scollo
rettangolare, quindi siamo 2, 4, 5, 6 e 7. Una catenella di separazione, di nuovo saltiamo la prima del modulo da 3, lavoriamo sulla seconda, una maglia alta. Catenella di separazione, vedete, stiamo facendo né più né meno il punto della mélie, però lavorato in modo diverso, quindi di nuovo siamo arrivati all'angolo. Allora abbiamo fatto la catenella, entriamo, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne facciamo una sulla maglia alta centrale, quindi facciamo un'ottava maglia, dopodiché ne facciamo 7 anche nell'altra metà di angolo, quindi nell'altro punto V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una catenella, carichiamo e andiamo a fare la maglia singola al centro del modulo da 3. Vedete, abbiamo usciti dall'angolo, catenella, e andiamo a fare, carichiamo e andiamo sempre sulla seconda, quindi quella centrale del blocco da 3, in questo modo. Di nuovo catenella, di nuovo prossimo punto V, entriamo e facciamo le nostre 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Catenella di separazione, di nuovo carichiamo, non sulla prima, sulla seconda del blocco da 3. La lavorazione è sempre la stessa, vedete? Quindi andremo sempre a fare la maglia singola sul blocco da 3 sulla maglia centrale, dopodiché vedete qua siamo di nuovo arrivati all'angolo, faremo 7 maglie alte nella metà angolo, una maglia alta sulla maglia alta centrale dell'angolo, 7 maglie alte sulla seconda metà dell'angolo, tutto questo fino ad arrivare ovviamente al fine giro, e ci rivediamo lì. Eccoci arrivati alla fine del giro, quindi fatta la catenella di separazione andiamo a lavorare normalmente le nostre 2 maglie alte alla fine del giro, quelle che vi ho lasciato in fondo proprio per poterci poi attaccare con la bordura. Quindi facciamo queste 2 maglie alte in questo modo, voilà. 3 catenelle, voltiamo il nostro lavoro, facciamo la seconda maglia alta sulla seconda maglia alta, la catenella di separazione
E ripartiamo col nostro disegno, che è, questo è l'ultimo giro ed è semplicissimo. Allora, carichiamo, noi abbiamo un ventaglio da 7 maglie alte. Cosa facciamo? Saltiamo le prime due e lavoriamo sulle 3 centrali, quindi andiamo a fare 3 maglie alte, una su ogni maglia sottostante delle 3 centrali, quindi 2 e 3. Catenella di separazione. Ora su quella singola che troviamo qui, carichiamo, saliamo proprio su quella maglia, facciamo una maglia alta, 3 catenelle, quindi andiamo a ricreare il punto V e di nuovo, sempre sulla stessa maglia, la maglia alta. Vedete? Stiamo praticamente ripetendo il giro precedente. Catenella di separazione, di nuovo saltiamo le prime 2 maglie del ventaglio, lavoriamo sulla terza, sulla quarta e sulla quinta, rispettivamente una maglia alta su ognuna di esse. Ecco qui, di nuovo catenella, di nuovo sulla maglia singola che andiamo incontrando facciamo il punto V, maglia alta, 3 catenelle, di nuovo maglia alta sulla stessa maglia sottostante, una catenella di separazione e ci troviamo nell'angolo. Quindi carichiamo, saltiamo le prime due, sulle 3 seguenti facciamo rispettivamente una maglia alta su ognuna di esse, quindi 2, 3, catenella di separazione, saltiamo altre 2 maglie, ci troviamo su quella centrale, quindi sapete che avevamo fatto il ventaglio da 7 maglie alte, una maglia alta centrale e 7 maglie alte, andiamo proprio a lavorare su quella centrale, quindi saltiamo 2 sulla terza, facciamo una maglia alta, 3 catenelle, di nuovo una maglia alta, sempre sulla stessa maglia centrale, 3 catenelle e di nuovo una maglia alta. Quindi abbiamo fatto il doppio punto V. Catenella di separazione, saltiamo 2 maglie sottostanti, quindi 1, 2, sulla terza facciamo di nuovo la maglia alta, sulla quarta facciamo la maglia alta e sulla quinta la maglia alta. Dopodiché catenella di separazione, ricominciamo né più né meno come fatto finora, quindi di nuovo andiamo a fare il punto V, quindi maglia alta, 3 catenelle, maglia alta, catenella di separazione e procediamo in questo senso per tutto il nostro giro. Adesso facciamo una catenella di separazione, vedete siamo arrivati in fondo, faccio le 2 maglie alte del bordo, 1 e 2, e aspettate, ho preso un filino, voilà, la rifaccio perché ogni tanto si incastrano i fili. Fatte le ultime 3 maglie alte sopra il ventaglio sottostante, facciamo la catenella e andiamo a fare le ultime 2 maglie alte del bordo in questo modo. Ora tiro un attimo e vi faccio vedere la situazione attuale come si presenta. Allora, ve la faccio vedere in questo modo, visto che sono già messa in questo senso. Vedete? Questo è quello che avremo
al termine di questi tre giri. Ora non dobbiamo fare altro che andare avanti a ripetere i giri così come fatti finora. Fino a quando andiamo avanti? Fino a quando arriviamo all'altezza dello scalfo manica. In pratica questo è quello che avremo. Noi siamo qui, stiamo facendo questo, speriamo che scriva, e ovviamente vedete questo è il golfino. Noi dobbiamo arrivare ad avere questa altezza, quindi dobbiamo arrivare fino a qua. Quando arriveremo qua proseguiremo insieme e vi farò vedere come chiudere e come proseguire sia con le maniche sia con ovviamente il resto del nostro cardigan. Per ora vi lascio continuare da sole fino ad arrivare appunto allo scalfo manica. Eccoci qua, io ho fatto le tre maglie alte sull'angolo, dopodiché vado a fare la catenella, carico, salto sempre le solite due maglie, entro in questa, prendo anche l'altro lato, allora cerchiamo il dritto ovviamente, allora il dritto è questo, sì, non importa, tanto poi lo giriamo. E cosa facciamo? Cerchiamo il centro di questa, quindi qui. No. Allora, sono arrivata, vedete, al nostro angolo di su un pezzettino. Ho fatto le tre maglie alte che noi faremo normalmente sull'angolo. Ora ho fatto anche la catenella. Carico, salto sempre le solite due, vado su quella centrale e faccio la mia maglia alta in questo modo. 3 catenelle. Ora vado a prendermi l'altro angolo, questo, cerco ovviamente la maglia centrale che è questa, carico ed entro proprio su questa andando a fare la mia V. In pratica abbiamo creato la V, noi poi qua faremo il nostro ventaglietto. Ora procediamo normalmente come lavoriamo di solito, quindi catenella, saltiamo due maglie e andiamo avanti a lavorare sulle maglie restanti in questo modo. Ecco qui. Procediamo in questo modo ovviamente fino ad arrivare all'altra chiusura dello scalfo manica. Eccoci giunti all'altro angolo, facciamo la stessa cosa. Allora, in questo caso io sono arrivata prima, quindi vado a farmi il punto V prima dell'angolo, in questo modo. La catenella, salto le prime due, vado sulla terza, lavorando le tre maglie alte prima del punto V, 2, 3, la catenella, carico, salto 2, quindi vado su quello centrale, in questo modo, faccio la maglia alta, 3 catenelle, vado a prendere l'altro angolo, eccolo qui, lo accosto così, lavoro direttamente su quella centrale, quindi eccola qua, carico e vado a fare la mia maglia alta. Dopodiché catenella, conto 2, sulla terza ricomincio il modulo da 3, scusate, no, ho fatto una maglia bassa invece che una alta, ecco qua, faccio il mio modulo da 3.
Ora che ho chiuso, vedete, le mie spalle, le ho chiuse, vado avanti tranquillamente a lavorare il lato e poi vi faccio vedere come proseguire senza più avere gli angoli. Arrivati a questo punto, vi devo fare una precisazione. Mi raccomando, quando voi fate queste tre catenelle, accertatevi di continuare lavorando su questo lato e non su questo, altrimenti vi ritroverete a fare le maniche invece che l'allungamento della maglia. Lo volevo precisare perché è già capitato che qualcuno mi avesse detto: io ho chiuso la manica, però a un certo punto vado avanti a lavorare sulla manica e non riesco a scendere. Quindi state bene attente quando voi lavorate questo, ve lo metto giù piatto, quindi quando arrivate a fare questa maglia alta, le tre catenelle e questa maglia alta, mi raccomando, andate avanti sul lato della maglia e non sulle maniche. Le maniche le lavoreremo in un secondo momento, altrimenti vi ritrovate a fare prima le maniche e poi l'allungamento della maglia. Era una semplicissima precisazione perché è già capitato che qualcuno abbia continuato la lavorazione prima sulle maniche e poi sulla maglia. Bene, ora andiamo a continuare. Io farò questo pezzettino fino ad arrivare qua, così vi faccio vedere poi qui come agganciarci. Eccoci giunti, vedete, io ho fatto l'ultima maglia alta del disegno, ho fatto la catenella, ora non faccio altro che entrare sotto queste catenelle e fare 7 maglie alte, quindi vado a ripetere il mio ventaglietto qui. Allora, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Catenella, vado sul modulo da 3 e faccio la mia maglia alta. Catenella e continuo così. In pratica ho ricostruito su quelle tre maglie, su quelle tre catenelle, scusate, ho ricostruito il nostro ventaglio da 7. In questo modo io proseguo. Farò la stessa cosa anche dall'altro lato, quindi non penso di dovervelo fare rivedere perché obiettivamente è la stessa cosa. Allora contiamo le maglie, 2, 4, 5, 6 e 7. Catenella sul modulo da 3 e vado a fare una sola e via via così. Quindi vado avanti a lavorare, vedete, allora, vediamo se riesco a farvelo vedere, ecco, tiriamo il filo così non si sfila, in questo modo, vedete, abbiamo creato il nostro scalfo manica, perfettamente, quindi direi che possiamo proseguire dall'altra parte e faremo la stessa cosa. Quindi arrivati a queste tre catenelle non faremo altro che rifare, ricostruire il nostro ventaglio da 7. Eccoci arrivati ad una lunghezza che io definisco la lunghezza Chanel, quindi che rimane leggermente sopra il fianco, perché poi ho destinato questo giacchino a diventare un
tailleur o comunque un completo con anche una gonna. Non volevo farlo troppo lungo per non andare poi a coprire troppo la gonna. Quindi tengo il taglio Chanel non lunghissimo. Prima di andare a lavorare le maniche, andremo a bordare tutto attorno il nostro giacchino in questo modo. Allora, non ho staccato il filo dall'ultimo punto, eccolo qua. Vedete perché è inutile staccare il filo e poi doverlo riattaccare. L'ho semplicemente, ecco, lasciato attaccato e andiamo a fare ciò. Vi ricordate che avevamo lasciato un attimo che mi sono ingarbugliata col filo. Vi ricordate che avevamo lasciato due maglie all'inizio? E noi una di quelle due maglie ora la andremo ad usare per attaccare il bordo. Quindi faccio una catenella, entro in questa maglia e faccio una maglia bassa. Entro nella prossima, sempre lateralmente, e ne faccio due. Poi di nuovo nella seguente ne faccio una. Mi è scivolata. Nella prossima ne faccio due. Scusate, ecco qua. Nella prossima ne faccio due. Perché faccio ciò? È la seconda volta che carico per una maglia alta e invece devo fare la maglia bassa, quindi in questa ne faccio due. Per quale motivo ne faccio una e due? Perché sennò mi arriccia. Perché due maglie basse lateralmente a una maglia alta sono troppe, quindi io andrò a alternare. La prima ne faccio una sola, sulla seconda ne faccio due. Poi di nuovo una, poi di nuovo due, poi di nuovo una e vado avanti così lavorando tutto il mio bordo, ovviamente dove lavoro laterale, mentre qui sul collo andrò a lavorare su ogni singola catenella, quindi andrò a lavorare esattamente come si presenta. Qui lo faccio perché sto lavorando lateralmente al nostro disegno. Quindi qui ne ho fatta una, ancora continuo a fare le maglie alte e qui ne faccio due, una e due. In quella a fianco ne faccio di nuovo una, poi di nuovo due, una e due e vado avanti così per tutto il nostro giro. Naturalmente ci rivediamo quando arriverò al collo. Vedete che in questo modo il nostro bordo non ha assolutamente né tirato né arricciato. Siamo arrivati ovviamente al girocollo. Cosa facciamo? Siccome io non voglio che venga quadrato, semplicemente ho fatto l'ultima maglia qui dentro, ne faccio una seconda e passo direttamente a lavorare all'interno dell'altro lato. Quindi non faccio la catenella per fare l'angolo, voglio che sia un po' tondo. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a lavorare però tutte le catenelle, anche se non entriamo prendendo le catenelle, se avevamo lasciato 3 catenelle di separazione tra un punto e l'altro, andiamo a fare 3 maglie basse, quindi una, due, tre maglie basse. La quarta è quella lavorata dal punto. Di nuovo 3 maglie basse, una, due, tre, dopodiché lavoriamo sulle 3 maglie alte lavorate del punto, quindi del blocco da 3. Andiamo e lavoriamo le 3 maglie alte. Dobbiamo praticamente ricostruire l'intero
giro iniziale. Quindi ecco qui, e abbiamo lavorato sul modulo da 3, quindi altre 3 maglie alte nell'archetto da 3 che si è creato tra i punti. E una, scusate, io sto parlando di maglie alte, ma sono maglie basse, scusatemi, mi correggo. Una maglia bassa sotto il punto V. Di nuovo, 3 maglie basse nelle separazioni. Di nuovo, le 3 maglie basse sulle maglie alte del modulo da 3. Dobbiamo andare a ricostruire tutto. Ecco qua. Quando vedete come arrotonda, non è un bordonetto quadrato, io lo voglio così arrotondato. Se voi lo volete quadrato, farete maglia bassa, catenella, maglia bassa. In quel caso si creerà un angolo. Ora io procederò per tutto questo, per tutto il nostro girocollo. Quando arriveremo di nuovo qui, dove dobbiamo lavorare lateralmente, faremo la stessa cosa. Quindi qui le 3 maglie basse a sostituire l'archetto, dopodiché faremo 2 maglie basse in questa e continueremo 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, fatto come per l'altro lato. Ovviamente ci fermeremo qui sul fondo, perché noi sul fondo vogliamo il ventaglietto. Se volete fare più giri, potete tranquillamente ripeterli più di una volta. Io adesso vedrò in corso d'opera se ne farò un giro solo o più di uno. Comunque ve lo comunicherò in ogni caso. Finito di bordare anche questo lato, io ho deciso che farò 3 giri di bordura, però mi fermerò qua, quindi non borderò più il girocollo, ma mi fermerò appunto al laterale. Perché? Perché vorrei attaccare dei bottoncini e ho bisogno di avere lo spazio per attaccarmi, quindi farò da questo lato 3 giri continui, mentre dall'altro lato creerò almeno una, due o tre asole, ma poi lo vediamo insieme perché vi faccio vedere anche le distanze e come si creano le asole. Arrivata quindi al terzo giro, questo è quello che avremo, vedete? Una bella bordura semplice semplice a maglia bassa. Ora dobbiamo andare a farla dall'altro lato. Quindi cosa facciamo? Io ho tagliato il filo da quel lato, mi aggancio in questo modo, quindi parto sempre da sotto e mi raccomando, partite dal dritto, perché dovendo fare 3 giri vi risulterà poi lavorato al dritto. Quindi vado a fare il mio cappietto in questo modo, ecco qua, sì, certo, cioè, l'ho fatto involontariamente, ce l'ho fatta lo stesso. Quindi faccio il mio cappietto, entro nella mia prima maglia bassa, vado a fare una maglia bassa. Quindi vado a fare una maglia bassa per tutte le maglie basse fino ad arrivare qui, poi volterò con una catenella e lì ci rivedremo perché in quel giro andremo a fare le asole. Quindi per ora io parto lavorando una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante. Quindi questo giro sarà semplicissimo di maglie basse come fatto per l'altro lato.
Ci rivedremo poi per il prossimo giro perché vi farò vedere come posizionare le asole. Ovviamente, prima di fare le asole dovete scegliere i bottoni e soprattutto quanti bottoni. Io ho deciso che metterò proprio in questo modo tre bottoncini. Vado ad appoggiare ovviamente sul mio lavoro i tre bottoncini per capire quante maglie devo saltare e nel caso di questi bottoncini io so che dovrò fare un ponticello, quindi un archetto di due maglie e quindi agirò in questo modo. Allora, farò la mia bella catenella per voltare il lavoro. Volterò per l'appunto il lavoro, che risulta difficile essendo come si dice grosso sul tavolo e mi tirerò anche tutto il filo, ma ecco, ci mettiamo così, è più semplice, così vedete meglio. Allora, la prima asola la farò subito, però ovviamente farò una maglia bassa in questo modo, 2 catenelle, salterò 2 maglie e nella terza andrò a fare la maglia bassa. Farò altre 2 maglie basse sulle 2 maglie basse consecutive, dopodiché farò 2 catenelle, salterò 2 maglie di base, scusate, sono uscita dall'inquadratura, 2 maglie di base, sulla terza farò la mia maglia bassa e terrò la stessa, proporzione, quindi andrò a fare altre 2 maglie basse sulle rispettive maglie basse sottostanti, 2 catenelle, salto 2 maglie di base e da qui in poi non faccio altro che lavorare tutte le mie maglie in questo modo. Quindi lavorerò tutto fino in fondo e poi vi farò vedere come tornare indietro. Ecco qua, è iniziato il terzo giro e sono arrivata in prossimità degli archetti da 2 che avevamo fatto nel giro precedente. Quindi andiamo a lavorare le maglie come si presentano dove non ci sono gli archetti. Qua c'è un archetto, andiamo semplicemente ad avvolgere l'archetto con 2 maglie. Quindi andiamo a ricostruire le 2 maglie che abbiamo saltato, vedete? In questo modo, scusate, vediamo se riesco a... Ecco qui, abbiamo ricreato, abbiamo fatto l'asolina. Quindi poi lavoriamo sulle maglie che abbiamo, quindi queste, ne avevamo 3. Di nuovo abbiamo l'asolina. Lavoriamo su quell'archetto da 2, le 2 maglie che avevamo sulle quali avevamo fatto le catenelle. Rilavoriamo le 3 maglie restanti, quindi abbiamo sempre lasciato 3 maglie di distacco tra un archetto e l'altro. Ecco qui. E all'interno dell'archettino da 2 andiamo a fare le 2 maglie che avevamo saltato. Dopodiché lavoriamo l'ultima normalmente in questo modo. Scusate, ma faccio fatica a vederla. Eccola qua. Ci entro, la prendo, la lavoro, faccio una catenella di sicurezza, tiro il mio filo e andrò a tagliare. Questo è l'attuale risultato. Ovviamente non ho ancora tagliato i fili né niente, vedete, ecco qua il nostro bellissimo giacchino Chanel. Ora che cosa manca? Beh, le maniche, e quindi adesso vi farò vedere come farle. In molte mi avete sempre chiesto le maniche della Amélie, le maniche della Amélie. Queste saranno maniche
col punto della melì, ma piatte, quindi non maniche con la punta. Se vorrete la punta, la potrete aggiungere alla fine tranquillamente, però queste saranno ovviamente senza punta. Io opterò per fare le maniche che coprano solo l'avambraccio, perché ovviamente è un progetto che io ho destinato ad essere estivo. Voi, una volta visto come si faranno le maniche, potrete decidere di fare delle lunghezza che più vi piace. Quindi direi che possiamo passare subito alla realizzazione delle nostre maniche. Eccoci arrivati alla fine del nostro cardigan. Arrivati alla fine del nostro cardigan, voi vedete, io ho già fatto una manica e ho deciso di lasciarla non proprio a tre quarti, ma sopra al gomito. Voi potete deciderla di farla della lunghezza che più vi piace. Nessuno vi obbliga a farla corta, lunga, media. La manica è uguale, io vi faccio vedere come si attacca e come si chiude. Però vi assicuro che la manica è uguale. A me, a dire la verità, piace molto anche così, con la manichina proprio proprio solo accennata, quindi che rimane un po' a canottina. Mi piace anche così, però vi voglio spiegare ovviamente come si fa la manica. Quindi adesso vado a slacciare i miei bei bottoncini perché mi serve lavorare agevolmente e vi faccio vedere subito come ci si aggancia alla manica, perché l'inizio può sembrare un po' complicato, ma vi assicuro che non lo è. Scusate, non lo è per nulla. Allora, andiamo sulla manica da lavorare che è questa. Allora, come vedete, la manica si presenta in questo modo. Vedete, al centro noi abbiamo queste maglie che erano il ventaglietto visto sotto sopra, quindi il nostro ventaglio da 7. Noi andiamo a, scusate, riattaccare il nostro filo. Quindi andiamo a fare il nostro cappietto. Ecco qui. E entriamo al centro delle maglie, ci agganciamo al centro, quindi sono 7, più o meno ci agganciamo tra la sesta e la settima, non ha importanza che sia una maglia prima o una maglia dopo, l'importante è che ci agganciamo. Quindi ci agganciamo e facciamo una maglia bassissima in questo modo. Vediamo se ho beccato il filo giusto, perfetto. Una maglia bassissima. Fatta questa maglia bassissima, tiriamo il filo perché si sta allargando. Allora, aspettate, lo rifacciamo perché si stava allargando il filo e non mi piace. Allora, rifacciamo il cappio. Le cose o si fanno bene o non si fanno. Teniamo la codina, quindi ci agganciamo più o meno al cerchio con una maglia bassissima. Dopodiché andiamo a fare il nostro punto V, quindi 1, aspettate, 2 e 3 che sarà la prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, carichiamo e sempre nello stesso punto andiamo a fare la nostra maglia alta e ci siamo praticamente agganciati. Ora cosa dobbiamo fare? Catenella di separazione. E ci ritroviamo con l'angolo dove noi avevamo lavorato finora, vedete? Noi contiamo dall'aggancio dell'angolo, quindi sulla maglia centrale dell'angolo, la contiamo come prima, seconda, sulla terza carichiamo e facciamo la prima maglia alta del modulo da 3. Quindi lavoriamo su la prima, sulla seconda e sulla terza, 3 maglie alte. Questo è il passaggio più complicato perché da adesso in poi dovete lavorare esattamente come lavorato fino ad ora. Abbiamo fatto il modulo da 3, catenella, ovviamente ci troviamo la maglia singola. Benissimo, carichiamo e andiamo a fare il nostro punto V.
La cosa che ci lascia un po' più destabilizzati è solo la partenza del lavoro, poi tutto il resto è identico al resto della maglia. Ora io vi faccio vedere come si apre, come si chiude il giro e poi andate avanti da soli perché è veramente semplicissimo. Quindi, fatta la catenella, di nuovo abbiamo il ventaglio da 7, saltiamo le prime due, sulla terza, quarta e quinta andiamo a fare rispettivamente le maglie alte che abbiamo fatto finora, quindi 2 e 3. Catenella, maglia singola, di nuovo punto V. Quindi andiamo a fare tutto come abbiamo fatto per tutta la nostra maglia, quindi non dobbiamo fare niente di diverso da quello che abbiamo già fatto. Una e due, attaccatevi bene perché sennò, come in questo caso, poi faccio fatica ad entrare. Ecco qui, catenella, liberiamo il filo, saltiamo le prime due sulla terza. Ecco qui il modulo da 3, 2 e 3. Catenella di nuovo, punto V. Catenella. Scusate che giro perché sennò non ci sto. Di nuovo saltiamo le prime due, modulo da 3. Come vedete, veramente semplice. Questo punto è di una semplicità veramente estrema. Di nuovo punto V. Voglio portarvi all'inizio per farvi vedere poi come si congiunge e come si chiude il giro, eh? La cosa secondo me più che potrebbe destabilizzarvi, ma è facilissimo. Catenella, scusate, la maglia mi pende dal tavolo e pesa. Quindi, di nuovo, modulo da 3. Ormai non le conto più le maglie che salto perché dopo un'intera maglia penso che abbiate capito il concetto, quindi non voglio diventare prolissa. Catenella, allora di nuovo punto V, uno la seconda maglia alta. Anche qui sono entrata male e quindi ovviamente poi mi vado ad incastrare tra i fili. Catenella. Siamo quasi arrivati all'inizio del lavoro, quindi siamo all'ultimo modulo da 3. 1, 2, 3. Catenella. Vedete, siamo arrivati al centro del nostro lavoro. Cosa facciamo? Contiamo 1, 2, 3. Entriamo nella terza catenella d'inizio, contiamola bene, mi raccomando. Una, due, tre. Magari si fa un po' più di fatica perché io sto usando un uncinetto numero 4 e quindi si fa fatica. Con una maglia bassissima ci agganciamo, ci alziamo con 3 catenelle e semplicemente andiamo avanti a fare il nostro ventaglio da 7. Quindi carichiamo e all'interno del punto V stesso, col quale ci siamo appena uniti, andiamo a fare il nostro punto ventaglio da 7 maglie alte. Quindi contiamole, sono 2, 4, 6, ecco qua la settima. Catenella, modulo da 3 su quella centrale, facciamo un'unica maglia alta. Di nuovo catenella, di nuovo punto V, all'interno 7 maglie alte. Questo è quello che dovrete fare per tutta la vostra manica. Vi faccio solo vedere come ci congiungiamo.
perché per alcuni potrebbe essere difficile capire come congiungerci, ma vi assicuro che è semplicissimo. Allora, mentre parlo con voi non ho contato, allora sono arrivata a 6, 7, catenella. Ecco qui, la singola, catenella, di nuovo ventaglio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, catenella, di nuovo maglia singola sul modulo da 3 al centro, catenella, di nuovo ventaglio. Catenella, di nuovo maglia singola, ventaglio, catenella, di nuovo ventaglio. Arrivati di nuovo alla maglia singola prima del ventaglio iniziale, la lavoriamo naturalmente, facciamo la catenella. E calcoliamo la terza catenella d'inizio della prima maglia del ventaglio, quindi le 3 catenelle. Dopodiché camminiamo fino alla terza. Vedete, dobbiamo sempre saltarne due e iniziare a lavorare dalla terza sul ventaglio. Facciamo le 3 catenelle e da quella successiva, vedete, ricreiamo il modulo da 3 e facciamo così anche nel giro successivo, quindi cammineremo sulla prima maglia per andare a lavorare sulla seconda e così via per tutta la nostra manica. Quindi vedete, passato lo scoglio di dove attaccarsi all'inizio, la lavorazione è la stessa per tutta la nostra maglia, quindi il punto sarà sempre composto nello stesso modo anche sulla manica. Concluderete la manica all'altezza che voi desiderate. All'altezza che voi desiderate, io semplicemente al termine della mia manica, per stare un po' più strettina, cosa ho fatto? Ho tolto nell'ultimo giro, io ho concluso col giro del ventaglio, ho tolto la catenella di separazione e invece di fare la maglia alta sul modulo da 3, ho fatto una maglia bassa in modo da accentuare leggermente di più il ventaglio. Vedete? Se io vedo questo ventaglio, vedete, ha la catenella, aspettate, ve lo metto su bianco così si vede bene, ha la catenella in mezzo che allarga e poi c'è la maglia alta. Invece, per finire, io cosa ho fatto? Ho tolto la catenella di separazione e invece di fare la maglia alta, qui in mezzo ho fatto una maglia bassa. Si accentua leggermente di più la curva del ventaglio. Ripeto, la manica potete farla all'altezza che meglio credete, quindi potete farla a tre quarti, corta, potete farla smanicata, come meglio credete, non c'è una regola, ma soltanto il vostro gusto. Io ora vado a finire la mia maglia, ve la farò vedere alla fine e poi ci vedremo per i saluti. Per dirvi quanto filato ho utilizzato e naturalmente per dirvi quali saranno le modifiche invece che la nostra Pucci ha fatto alla sua. Ecco qui,
la mia maglia, il mio cardigan finito, vedete, la manica, come vi ho detto, ho tolto le catenelle di separazione e non solo, non ho solo tolto le catenelle di separazione, ma anche la maglia alta tra i ventaglietti l'ho fatta diventare maglia bassa in modo da enfatizzare un attimino di più il, diciamo, gli archetti, ecco, i ventaglietti. Ho messo ovviamente i tre bottoncini, come avrete visto, per tutta la maglia, poi vi lascerò in descrizione le quantità. Comunque vi dico già che più o meno ho usato 370 grammi di cotone, quindi non ne ho usato tantissimo, calcolate che è un cotone abbastanza grosso, l'ho anche già bloccata col ferro da stiro e devo dire la verità, si è bloccata benissimo, quindi comunque è venuta veramente, non si è lasciata andare, non si è schiacciato il punto, devo dire che è rimasta molto molto bella. Nella versione invece della Pucci noterete che sul retro lei ha fatto la punta. Per fare quella punta lei non ha fatto altro che calcolare di avere dei moduli ovviamente di ventagli dispari, perché sul ventaglio centrale, quindi nel suo caso ne ha lasciati 13 da un lato e 13 dall'altro, su quello centrale ha fatto il doppio punto V proprio per ricreare l'angolo in modo da poi fare, scusate, questo lavoro. Lei invece di lasciare qua piatto, qui ha fatto la punta, quindi ha messo ha ricreato un angolo, l'ha fatto più o meno a metà busto, quindi leggermente sotto le scapole. Dopo in descrizione comunque magari vi metto i giri giusti, però comunque quello è quello che ha fatto lei. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto. No, aspettate perché non riesco a capire per quale motivo la luce è un po' cambiata. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, spero vivamente che vogliate replicarlo, perché è veramente molto molto bello, mi piace veramente tanto. Io vi invito sempre a venire a salutarmi sul gruppo Facebook Creando e Chiacchierando con Luci. Per ora vi mando un bacio grande e vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao da Luci, a presto.